Thank you.
sua cometa per il ciel turchino. Ed ecco ondeggia, pendola, urta, sbalza, risale, prende il vento. Ecco, pian piano, fra un muro dei fanciulli urlo, si innalza, e lungo il filo la mano, come un fiore che fugge sullo stelo erge e vada a rifiorire lontano. Si innalza, e i piedi trepidi di ramello, petto di bimbo, e l'avida pupilla, e il viso, il cuore, porta tutto in cielo. Più su, già con un punto brilla, lassù, lassù, ma ecco una ventata di sbieco, ecco uno strillo alto. Oh,
e apriamo questa serata e vi do il benvenuto numerosi dai bambini del possibile, ma sempre ben numerosi a questa serata che ogni anno si svolge qui a Mazzarone. Benvenuti, quest'anno è una formula nuova quella che è stata adottata dalle amministrazioni locali. Infatti in questa serata dell'unità la sala è un'altra di più maggiore di ma noi aspettiamo che il prossimo anno possano riprendere a pieno ritmo tutte le attività produttive, economiche che hanno sempre caratterizzato la vita di questo paese di Mazzarone. Bene, abbiamo iniziato la grande con la musica e abbiamo ascoltato il mito. E vi do ancora allora la possibilità, se non è pronta l'orchestra, benissimo, di ascoltare altri brani dal repertorio di questa fantastica band. Signori, a voi il mito. Thank you.
non l'avevamo salutato. Noi siamo in Quinto, anche se l'anno scorso avete avuto il piacere, ma sfortunato di sentirci. Mi è piaciuto. Allora, noi siamo in che è un gruppo, come ha detto Laura, che mischiamo, diciamo, la lirica, il rock, il pop, diciamo, portiamo la musica lirica alla contemporaneità di oggi. Diciamo sì, effettivamente sì, perché comunque dico, noi conosciamo la lirica come una parte della musica, dell'arte classica, quindi con il pianoforte, qua noi abbiamo usato degli strumenti che sono più contemporanei, quindi... Assolutamente. No, nel senso, stavo pensando, dico io così che ci sto a fare, nel senso. Non lo so, questo perché se vuoi uscire, che sono di peso. Tra l'altro c'è una parola che qua, lo dico prima, se sentite il fuoco, non sono più attivi, insomma io. Va bene. Thank you.
grazie. E allora, intanto vi volevo dire una cosa. Ma accendete questa luce che non vedo. Oh! Ve lo fate un applauso voi, fatemi un applauso e siete bellissimi da qua. No, al mio tempo, volevo far vedere cosa avevo fatto fino a te. 1, 2, 3, applauso! Ecco, perché 4 non fanno niente. No, 4 ancora non fanno niente. Detto questo, visto che c'è il... tu lo sai che mi è arrivato, io sono... Siete che sono in Polonia io, vero? C'è un nel senso di sì, che io ovviamente Bologna, diciamo, passa, quella la Sicilia passa, quindi da Palermo, per esempio, perché si sente, no? E chi è il direttore artistico di Sabrina? Amadeus. Ok, Aurici? Palermo. Oh, siamo più ci possiamo. Abbiamo mangiato in tavola di destra, si vede, no? Dico all'onore, dice, mangia anche tutta l'unghizza. Io ancora spesso l'allonare, dico, non è quello. Lui è arrivato. Mi ha chiamato e mi ha detto, dice Ciccio, perché siamo in confidenza, Ciccio, e io ama, e lui Ciccio, e ama, dice come fa il timeline, ma io ho detto io ho detto, ma pensa chiamare cosa devo, dice sai, devo comunicare una cosa, che da quest'anno a Sanremo c'è una nuova categoria. E lui ti ha chiamato per parte, dice sì, perché mi ha detto, dice sicuramente tu rientri perché hai il canone proprio, cioè, per rientrare in questa categoria. Nuova categoria. Allora, aspetti, a Sanremo ci sono quattro categorie. Due. No, da questa non ce ne saranno tre. Vabbè, due c'è uno. Ok, due sono più. No, no, e c'è. Categoria? Sanremo più. Sanremo più. E poi? E da quest'anno, voi lo sapete, c'è la terza categoria che è Sanremo City, cioè nel senso che cerchiamo la nuova categoria, quindi io mi sembrava una cosa di stupido. Ma scusa, per cui mi sto. Sì, va bene, va bene. Quando i tuoi pensieri c'è tu un sospiro di quei desideri, nascondi una parte del tuo cuore, nascondi nel tuo fondo. Oh,
canzone più vecchia che abbiamo nel repertorio. Quindi come te. Addirittura prima del 1900. Mi sono permesso di spostare la sigaretta. Forse per questo mi No, si era... C'è qualcosa di nuovo oggi, Massimo. Anzi, da Dio. Il vivo trono, sento che si intorna. C'è qualcosa di nuovo oggi, Massimo. Lutto
mai avrebbe potuto pensare che fosse in finale. E poi abbiamo guardato sul fondo e abbiamo visto che erano guardate, quindi siamo tutti, ci siamo avvicinati perché abbiamo pensato, cavolo, arriviamo, cioè. E abbiamo iniziato lì. Però non lo so, non lo so. Autant de la profession de Dieu de mon mari, je ne sais pas comment ça fait. Là, on a vu, et moi, cette cathédrale qui brûle. On était complètement choqués. Volesse il diavolo la vita a sé.